Eccoci ragazzi, finalmente riusciamo a costruire sto benedetto computer. Adesso vi presento una persona, poi mi raccomando rompetegli i c***i per farmi fare un computer da lui, mi raccomando, poi vi lasceremo giù in descrizione la mail. Allora, che cosa vogliamo spiegare ai nostri cari telespettatori? Per il discorso editing video ho bisogno di un computer un pochino più prestante. Non mi basta più il solito laptop dove vado a editare, che se apro internet, apro Google e apro Premiere, esplode. Certo, ovviamente noi abbiamo fatto una valutazione in base al budget e abbiamo creato un computer adatto al video editing, eventualmente anche al gaming, se dovessi essere poi in futuro interessato. E niente, quindi abbiamo deciso di mettere una scheda grafica dedicata, un processore abbastanza interessante, di media fascia. E niente, quindi oggi vedremo tutti i pezzi e poi lo assembleremo. È un computer mediamente economico, non sono andato a spendere una cifra della Madonna, logicamente non costa poco come un HP da 400 euro, però l'HP da 400 euro è di una qualità ed è di una prestazione tot, e questo qui è una prestazione molto più elevata, ma abbiamo pensato anche al futuro, quindi noi in un futuro potremmo anche pensare di aumentare la RAM, modificare la scheda grafica, modificare il processore. Esatto. È tutto studiato per avere un computer per sempre. Esatto, sì, per sempre. Per sempre, poi se si guasta qualcosa, però se mi si guasta il monitor io cambio il monitor, cambio tutto il computer. Esatto. Quello sì. Questo è il vantaggio di averlo fisso. Ok, io direi partiamo, facciamo arrivare i nostri prodotti e ve li descriviamo. Eccoci qua, abbiamo tutti i prodotti, vogliamo descriverli? Poi ve li lascio tutti logicamente in descrizione. Comprato tutto da Amazon, giusto? Sì, tutto da Amazon. Partiamo dalla cosa più evidente, il case è stato scelto più che altro per un fattore di comodità di montaggio ed estetico, perché è comunque un bel case, spazioso, quindi anche in caso di futuri aggiornamenti sarà facile metterci mano. Una scheda madre con un chipset di ultima generazione, uno dei migliori. Una scheda grafica che secondo me è il best buy di questi ultimi due anni, anno e mezzo diciamo così, da quando è uscita. Poi tra l'altro appunto questa è la versione super, che è ancora più recente di quest'anno, della fine dell'anno scorso, e è veramente un'ottima scheda grafica. Lo era già quando non c'era la versione super, adesso veramente è un best buy. La parte più importante immagino sia questa, che è una delle parti più piccole. La coppia della scheda grafica e processore sono la cosa più importante. Okay. Questo qui è un Ryzen 5 3600X, okay. Un processore buono di fascia media ancora. Comunque in genere tutti i processori che vengono venduti con il loro dissipatore sono in genere sufficienti finché si utilizzano con le loro impostazioni standard per essere raffreddati nel migliore dei modi. Poi abbiamo un alimentatore che secondo me è un top di gamma per questa potenza, è davvero molto 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 stabile e molto efficiente, questo garantisce un 90% di efficienza circa per quasi tutto il suo range di utilizzo. Il problema della maggior parte degli alimentatori è che durante il loro utilizzo, quindi quando c'è il computer acceso, chiaramente se il computer di fatto sta consumando per dire 400 watt, dalla presa magari ne vengono estratti 500, quindi un alimentatore che sia più efficiente permette di consumare meno corrente durante un utilizzo intensivo. Due RAM da 8 giga, quindi recheremo un totale di 16 giga, in questo caso sono della Hyper Fury. Esatto, abbiamo scelto di metterne due nonostante sulla scheda madre ci fossero 4 slot, perché così in futuro potrai metterne altre due. SSD? Questo è un SSD M2 come fattore di forma, è molto comodo giga. Perché si installerà direttamente sulla scheda madre, non occuperà spazio senza cavi eccetera eccetera. Ok, questo è l'hard disk. Solo il sistema operativo, qua ci ne saranno sui file da hard disk da 1 tera. Questo case è dotato di 3 ventole, ce ne mancava una da mettere dietro. Esatto, in estrazione. Okay. Come ultimo il monitor, ho optato per un 24 pollici curvo della Samsung, che poi vedrete montato, e poi la tastiera, comprata tra l'altro in offerta proprio ieri dell'AUKI, però la vedrete montata con RGB. Direi, partiamo e montiamo il computer. Certo, bene. Per chi volesse provare a farsi un computer, comunque questo è un trucchetto, un consiglio, preparatevi un cavetto da spellare nelle ultime estremità, nelle due estremità, e mettetelo nella presa centrale, ovvero nella messa a terra. Infatti tutti i sacchetti delle componenti elettroniche sono antistatici, ovvero predispongono tutta l'elettricità statica sulla superficie esterna.
Quindi, proprio per evitare di danneggiare delle componenti molto delicate, voi passate il cavo sulla confezione prima di aprirla e lo tenete fra le mani qualche secondo, così vi scaricate dell'elettricità statica e scaricate anche le componenti, così non c'è più rischio che bruciate qualcosa. E poi chiaramente non fate l'errore di, anche se l'avete scaricato, di appoggiare sopra. Ok. Perché sennò... Logico, logico. Già sul computer, sul case preinstallate, non sono male. Hanno il doppio cavo, uno con il controller dell'RGB che va direttamente sulla scheda madre e uno col cavo di alimentazione con la velocità regolabile, non PWM ma col voltaggio, infatti sono 3 pin. Però comunque è raro trovare delle ventole così già preinstallate, quindi ottimo lavoro. Ma stiamo vedendo di modificare un attimino la postazione. Qua c'era un modem del wifi che abbiamo spostato nel cassetto di sotto, tanto dovrebbe prendere, giusto? Sì. Adesso qui abbiamo il monitor curvo che io lo sposterei un pochino più indietro, che ne dici? Sì, ma poi abbiamo tanto portare la identità. Scrivania, cassettino, sì. Computer vecchio là. Che fate il tempo dietro, bello bello. Cassettine da 12 euro della Logitech, no, della Trust. Funzionano bene, Sì, non è male. Adesso aspettiamo che Giacomo finisce di montare il computer, ci siamo quasi, e poi lo posizioneremo da quella parte lì.
Andiamo a vedere il primo LED. E già si vede una lucina all'interno. Prego, a lei l'onore. Quindi come lo Space Shuttle. Siete pronti? Siete pronti? Pronti. Ci rimane solo da scaricare i driver, giusto? E così comunque, come dicevo poco fa, Jack, è veloce quanto il mio computer di prima, che è esattamente questo qua. Quindi, come stiamo andando all'1% della potenza? Non indicativamente, no, non è che è proprio l'1, però diciamo che adesso sta funzionando senza driver. It's over 9000! Ragazzi, mi ero dimenticato di fare la chiusura, mi ero preso un attimino, ci eravamo presi con il montaggio, adesso sono andati via tutti. Il computer è stato montato, spero che il video vi sia piaciuto e magari in un futuro porterò anche qualche video un pochino più all'interno del computer. Questo era più sul montaggio. Niente ragazzi, che dire, alla prossima.